infine, voglio sottolineare che la Queen Elizabeth e la Valiant sono le sole corazzate nel Mediterraneo orientale. Intendo impiegarle per l'intercettazione delle linee di rifornimento nemiche fra l'Italia e il Nord Africa. Salperemo dopodomani mattina alle 9, ammiraglio. Conto su di lei, Morgan. Grazie. Mi dispiace di non poter accettare il tuo invito per la vigilia di Natale. Dispiace anche a me. Pensa che avevo già fatto mettere in ghiaccio lo champagne. Allora, dottore, tutto a posto? Ma sì, certo, tutto a posto. Scusi, comandante, nessuna notizia? No, non c'è ancora conferma che le navi siano in porto, almeno per ora. E se se ne fossero andate? Sarebbe una gran bella fregatura. Comunque, fra poco preparatevi. 11, 20... Ti tocca sposartela adesso! Andiamo, Bedford! Così ti prendi un'indigestione! Coraggio! Usa la tua arma segreta! Andiamo, Bedford, dacci un taglio! È deciso che si parte domani, comandante? Senza dubbio, Clark. Salpiamo domattina alle 9 in punto. Dica al direttore di tenersi pronto a muovere in 2 ore. Signor, sì. A proposito, faccia raddoppiare i servizi di guardia in coperta, che segnalino qualsiasi attività subacquea sospetta. Agli italiani piacerebbe farci qualche scherzo, per rifarsi dell'affondamento della Fiume. Giusto. Sono stato scortese a non mandare loro un biglietto di scuse, non trova? Orizzonte libero, ammaina periscopio. Ammaina periscopio. Pari avanti tutta, quota 20. Rotta 175. Ah, tenente, da questo momento silenziamento totale. Non voglio nessun rumore a bordo. E avverto il personale di ogni locale che segnali qualsiasi rumore esterno allo scafo, immediatamente. Stiamo per attraversare un campo minato. Sì, comandante. Salute, camerata, dove sei stato? A lavarti dai peccati di ieri sera? Eh? Ah, non rompere le scatole. E smettila di fare il cretino. A tutto l'equipaggio, la nave è pronta a muovere. La nave è pronta a muovere. Triste il destino del marinar. Lasciar le femmine e andar per mar. Passa? Salve, padre. Venga, stavo per andar via. Nessuna notizia. È già più di un mese che ha spedito quella mia lettera. Quanto ci vorrà ancora per avere una risposta? Quanto tempo può occorrere? Beh, l'ho mandata tramite Croce Rossa a Ginevra e la risposta arriverà per la stessa via. Solo una volta ho avuto notizie da quando è cominciata questa maledetta guerra. E non l'ha neppure scritta lei la lettera. Diceva che era malata, non diceva altro. Mesi fa. Non so che le sia successo e neanche dove sia. Avrà presto notizie. Sì, lo spero. Se le andasse di fare due parole, non so, io sarei... No, grazie. Beh, non adesso. Magari in un altro momento. Sì, forse. Se deve andare alla stazione radio, vengo con lei. Bene. Fondale,
20, sabbioso in diminuzione. Quanto manca, secondo lei? Fra mezz'ora circa, comandante, saremo sul punto stabilito per la fuoriuscita degli operatori. Appena pronti, chiamateli. A tutti i locali, aprire le porte stagne, gli operatori manovra. A tutti i locali, aprire le porte stagne, gli operatori manovra. Abbiamo tutte le reti fuori. Non so se valga la pena se sappiamo domattina. Ho l'impressione che prima ci muoviamo meglio è. Non lo so. Io e il Natale l'avrei passato volentieri in porto. Mi scusi, padre. Sì? Non le capita mica di passare al Bamboo Club? Di solito non è là che vado a pregare. No. Ma è là che c'è una ragazza che ti aspetta, o sbaglio? Ci ha azzeccato, padre. Si chiama? Jeanette. È un bel pezzo di... molto carina. E tu ti chiami? Payne, padre. Agonia per gli intimi, lei capirà. D'accordo, Payne, le dirò che hai avuto un contrattempo. Grazie, padre. Andiamo. Ma guarda che razza di mondo. Alessandria pullula di pupe e l'unico che può andare a terra è un prete. Mai una bandiera! Tra 5 minuti saremo sul punto B. Fondale? 15 metri, fangoso. Macchine, attenti alla manovra. Macchine, attenti alla manovra. Motori pari ferma. Motori pari ferma. Vuoi un caffè? Che ti succede? Niente. Stavo pensando a mia moglie. È il primo figlio. E deve sentirsi molto sola. Ma non ha parenti? Qualcuno? No. La sua famiglia sono io. Ma la vuoi smettere? Tua moglie è una donna in gamba e non ha nessuna paura. Sta tranquillo che senza la tua presenza andrà tutto molto meglio. Ma sì, naturale. Mica ho paura per lei. Lo so che è in gamba. Pensavo e basta. Certo, è difficile non pensare. Però è bello avere figli quando si è giovani come voi due. Ci si capisce meglio. È arrivata conferma che le due navi da battaglia sono nel porto di Alessandria, agli ormeggi previsti. I bersagli sono così assegnati. Primo equipaggio, Martellotta Marino. Attaccherete una petroliera che risulta ormeggiata al molo, in posizione A9. Secondo equipaggio, Marcellia Skergat. Nave da battaglia, Queen Elizabeth. Quadrato di posizione B3. Terzo equipaggio, della Pen Bianchi. Nave da battaglia Valiant. Quadrato di posizione C7. Ho ancora qualcosa da comunicare a te, Bianchi. Una notizia che ti riguarda personalmente. È nato. È nata. Stanno bene tutte e due. È femmina. Questo mia moglie non me lo doveva fare. Posso fare ancora qualcosa per voi? Grazie, comandante. Pronti? Pronti. Pronti? Sì, pronti. Tutto in ordine? Signor, sì.
Pronti ad andare in affioramento? Un filo d'aria all'emersione. Un filo d'aria all'emersione. Siamo in affioramento. Tenente, vada a vedere. Apri portello. Orizzonte libero. Ci siamo. Il mio compito è finito. Ora tocca a voi. Grazie, comandante. Le dispiace darci il calcio portafortuna? Grazie. Elettrici in allontanamento. Stacchiamoci dal fondo. Alle macchine, pari avanti ad agio. Tutta la barra a sinistra. Rotta nord. Torniamo a casa. La smetti di ripetere tombola, ti faccio volare in mare. Beh, mi rendono nervoso quegli affari che scoppiano ogni momento. Se scoppiano è per il tuo bene, è un favore speciale che ti fa l'ammiraglio, quindi abbi più rispetto. Thank you.
Sento qualcosa in zona. Che cos'è? Non lo so, ma si sente qualcosa. Va bene, abbiamo sentito. Tu resta qui. Tu vieni con me. Il comandante. Vengo. Cosa succede? C'è qualcosa in acqua, signore. Tenete gli occhi aperti! Quel pazzo che spara! Lo faccia smettere subito! Non sparare! Non sparare, Stevens! Ho detto non sparare! Ce n'è un altro laggiù, signore. La lancia lo sta recuperando. Lei cosa pensa? Non lo so.
Non ci vedo chiaro. Muovetevi! Accidenti, puzza come una carogna. Vorrei sentire te se fossi stato là sotto. Su, sbrigati. Un momento, pesa una tonnellata. Porca miseria. Che c'è? Perde sangue a fiumi. Rawlings. Ce n'è uno che è ferito. Sì, va bene. Può andare. Faccia tornare le sentinelle ai propri posti. Signor, sì. Venite. Dica al signor Field che desidero parlargli. Cerca il signor Field e digli che lo vuole il comandante in seconda. Signor, sì. Pare ci siano solo questi due. E uno è ferito. Non li abbiamo ancora interrogati. Hanno tirato su qualcos'altro? Signor, no. Che facevate qui? De La Penne. Non vi capisco. De La Penne. Sono conciati molto male. Devo chiamare il dottore? Affidiamoli a un ufficiale che ne sarà responsabile. Ho già pensato a chiamare il signor Field. Come avranno passato le reti? Chi lo sa. Ma quello che mi interessa è cosa si sono portati appresso. Faccia mandare giù un palombaro che controlli la parte immersa, specie lungo la chiglia. Signor, sì. Bianchi. Bianchi. Field, le affido questi prigionieri, vedo di cavarne qualcosa. Signor, vorrei sapere chi sono e cosa si sono portati appresso. Signor, sì. Come vi chiamate e da dove venite? I palombari sono pronti, comandante. Bene. Faccia chiamare il comando in capo, vorrei parlare con l'ammiraglio. Qual era la vostra missione? Credo sia il caso di chiamare il dottore. Sì, coraggio. Lo mandi a chiamare. Non riesco a cavargli una parola. Tenti di nuovo. Diteci il vostro nome e il vostro grado. Sono il tenente di vascello Luigi De La Penne, della Regia Marina Italiana. Questo è il capo Emilio Bianchi. C'erano altri con loro? Eravate solo voi due? Che cercavate di fare? Qual era la vostra missione? Cosa si sono portati appresso? È inutile, comandante. Quest'uomo ha bisogno di cure mediche. Questo lo capisco, signor Field, ma devo sapere cosa si sono portati appresso. Hanno portato delle mine? Avete piantato delle mine? Non possiamo rispondere a questa domanda. Quest'uomo è gravemente ferito e ha urgente bisogno di un medico. Ha bisogno di essere immediatamente curato. Sì, sì. Comandante, non sapremo niente se prima non arriva il dottore. Devo avere queste informazioni, signor Field. Continui a interrogarli e mi riferisca se rispondono. Signor, sì. Avete piantato delle mine? È pronto, signor Cox? Signor, sì. Non hanno ancora parlato, ammiraglio. Uno è ferito gravemente, l'altro ha i nervi scossi, ma dovrebbe riprendersi. Bene. Appena me li potrà spedire a terra, li farò interrogare. Quando li manderà qui? Penso di tenerli a bordo per ora. Sì, ammiraglio, lo capisco, ma
Se hanno minato la mia nave, credo sia più facile che ci dicano dove hanno messo le mine e a che ora salteranno, se li teniamo qui a dividere i nostri rischi. Sarà come lei dice, Morgan. Ma la Valiant deve uscire domattina. Prima interroghiamo i prigionieri, meglio è. Sì, tanto più che se gli italiani sapevano che dobbiamo partire domattina, avranno sistemato le spolette ad un'ora precedente la nostra partenza. Ho poco tempo a disposizione. D'accordo, decida lei. Beh, per il momento li terrò a bordo, signore. Sì, signore. Giù le condizioni sono proibitive. È già sul fondo. Visibilità un metro. È un brutto affare. Maledetto Nilo. La chiglia, la vede? Puoi vedere la chiglia? No, neppure quella. Dice che non vede un accidente. Vuole che cerchi a tatto? Ha trovato niente? Niente, comandante. Gli dico di cercare alla cieca? Se ci fosse qualcosa laggiù, potrebbe trovarla senza sbatterci contro? Dovrebbe stare molto attento. Che risalga. Signor, sì. Lo fa venire su? Sì, non posso correre il rischio. Ma se la nave è minata? Se la nave è minata, non posso rischiare che un palombaro proceda alla cieca. Appena giorno manderò giù tutti gli uomini disponibili. Se almeno sapessimo quanto tempo abbiamo. È proprio quello che intendo scoprire. Forse non l'ha gradita, ma tra poco mi sarà grato. Il dottore le ha fatto una puntura che le calmerà il dolore, vedrà. Come sta? Per ora non è grave. Niente di nuovo. Come stanno? Uno dei due discretamente, era solo molto stanco. L'altro ha una pallottola nella spalla. Quando potrò interrogarli? Appena gli avrò estratto la pallottola. Quanto ci vorrà? Dovremo portarlo a terra, è un lavoro complicato. Che cosa ha cavato da questo? Solo il suo nome e il suo grado, purtroppo nient'altro. Deve chiedere altro prima che li mandi a terra? Non intendo mandarli a terra. Bene, Parker, basta così. Signor, sì. Comandante. Con permesso. Comandante, dobbiamo mandarli a terra, almeno quello ferito. Resteranno a bordo tutti e due. Debbo insistere, signore. Non discuta, questo è un mio ordine. Questi uomini rimangono a bordo. Si rende conto che in questo clima infame, se non curiamo subito la ferita, c'è pericolo di cancrena? Questi uomini possono avere minato la nave. In questo istante non sono in pericolo solo le loro vite. E per il momento resteranno qui e divideranno la nostra sorte. Ma sono due prigionieri di guerra. Intendo interrogarli da solo. Capite la vostra posizione? Rimarrete qui finché non mi darete l'informazione che chiedo. Se la nave salta in aria, salterete anche voi. E adesso ascoltate bene. Rispondete a questa domanda. Questa nave è minata? Sono il tenente di vascello Luigi Della Pen, della Regia Marina Italiana. Lei ha una grave ferita. Dovrebbe essere ricoverato immediatamente. E forse la ferita è già infetta. Se ne rende conto? Si chiama Emilio Bianchi, sottocapo della Regia Marina Italiana. Felt. Comandi. Thank you.
Chi è stato a colpirlo, lo sai? E che ti frega, pezzo di fesso? Dovevano beccarli prima, questo lo so anch'io. Beh, che ne sai se c'è una mina? Chi ha detto che c'è? Può essere proprio qui sotto. Ehi, voi due, chiudete il becco. Grazie, comandante. Ho un equipaggio di prim'ordine e una nave di prim'ordine con precedenti bellici notevoli. E ciò nonostante, in questo momento siamo alla mercé di due italiani mezzo affogati. Bisogna che parlino. Crede che parleranno? Lei lo farebbe? No. No. C'è la possibilità che stiano bluffando. Sì. Ma per quello che ci riguarda c'è una spoletta a tempo in funzione da qualche parte sotto questa nave. Debbono parlare. Non credo che lo faranno. Per prima cosa li faccia trasferire. Dove, comandante? Nel pozzo delle catene. Attenzione, attenzione. Chiudere tutte le porte stagne. Bel modo di fare la guerra. Chiudere. Aspettare di saltare per aria. Ah, finiscila. Ehi, un momento, statemi a sentire. Sapete l'ultima? Dice che caleranno il nostro Norris fuori bordo per ispezionare la chiglia, non è vero, amico Bebbo? Pianta! E non potrà risalire a bordo se non troverà la mina. Zitto, zitto, Bebbo. Io saprei come fartela passare, la voglia di fare lo spiritoso. Secondo lei che faremo, capo? Quello che facciamo sempre, aspettiamo gli ordini. E poi li eseguiamo, qualunque siano. Ci pagano per questo. Non siamo qui per pensare. Non ci pagano per pensare. Capo cannoniere. Comandi. Ho parlato con il comandante. Senti, ma... Dice di mandare giù due persone a sorvegliare i prigionieri. Ma di un po'. Scelga lei due volontari. Signor sì. Ci siamo. È arrivato l'ordine e noi possiamo eseguirlo. Due bravi volontari. Bedford, vorrai essere il primo, scommetto. Ma se sono smontato in questo momento? E cosa vuol dire? Vediamo che altro c'è. Su, andiamo, Norris. Vieni anche tu. Scendete, svelti. Mi scusi tanto, capo, ma noi non saremo di servizio. Voi siete sempre di servizio. Non esiste il fuori servizio. Ecco, basta stringere questo. Prova. Dove andiamo? Lo vedrete. Aprite. Dentro. Ma di che si tratta, capo? Abbi un po' di pazienza e non fare domande. Che stanno combinando? Perché non glielo chiedi se vuoi saperlo? Coraggio. Ehi, ma che vogliono da noi? Non lo so, amico. Ma non starò certo qui con una mina piantata sotto il sedere. Ci mandino qualche altro. E col deposito munizioni proprio qui accanto. Chiederò di parlare al comandante. Ma come diavolo pensa che mi chiami? Giocondo? Andiamo.
Avanti. Tutto a posto, Parker? Tutto a posto. Faccia uscire gli uomini di guardia. Fuori voi. Allora, volete decidervi? Avete niente da dire? Sanno cosa gli aspetta. Perfettamente. E allora? Non capite la vostra posizione. Rimarrete qui nel pozzo delle catene finché non avrete risposto. Il comandante è irremovibile. O finché la nave non salta in aria. Sono stato chiaro abbastanza? Sarà meglio rispondere che saltare in aria con la nave, no? Siamo della Regia Marina Italiana. Il mio compagno è ferito. Chiedo di essere trattati come prigionieri di guerra. Secondo le leggi internazionali hanno diritto di essere trattati come tali. Mi dispiace molto. Vorrei potervi trattare come prigionieri di guerra, ma devo anche pensare alla vita dei miei uomini e ce ne sono 1200 qui a bordo. Noi vogliamo salvare le vostre vite, ma anche quelle del nostro equipaggio. Cercate di rendervene conto. Decidetevi. Non posso far niente per voi. Vi do 5 minuti di tempo. Questo è tutto. Fate passare. Andate. Gli ho dato il tempo di ripensarci. Mi chiedo quanto ne abbiamo a disposizione. Adesso sono le 3:11. 56 minuti da quando li abbiamo raccolti. 56 minuti. Se la mina doveva esplodere dopo che si fossero allontanati, a quest'ora sarebbe già esplosa. O sta per esplodere. Non vuole far sbarcare parte dell'equipaggio? Non posso far sgombrare la nave per una mina che potrebbe non esserci. Ce ne vuole per tirarvi giù dal letto, eh? Qui da noi non si va mai a letto. Ciao, Jack. Salute. Che succede fuori? Dove, sulla Valiant? Non si vede niente. È quella la Valiant, no? Sì, pare ci sia una mina sotto la chiglia. Hanno pescato un paio di italiani. È sceso nessuno a vedere? Un palombaro di bordo. È tornato subito su. Appena giorno scenderemo tutti. Sono una saltata prima di allora. Tu giochi? 5 minuti. Gli tolgo gli orologi, signor Field, poi torni qui. Signor, sì. Datemi gli orologi. Che ora fa lei, capocannoniere? Le 3:16. Le 3:16. Grazie. Sei Bedford, vero? Signor, sì. Morris? Norris. Norris. Tenete presente che siete di guardia, resterete qui con i prigionieri. Il capocannoniere è qui fuori se ne avete bisogno. I due prigionieri non devono parlare tra loro, è ben chiaro? Signor, sì. E se vi rivolgono la parola, chiamate il capocannoniere. Signor, signor, sì. Capocannoniere, lei entrerà qui dentro ogni 10 minuti e scriverà l'ora sulla lavagna. Siamo intesi? Signor, sì. Signor Field. Comandi. Appena avranno qualcosa da dire, io sarò pronto ad ascoltarli. Allora fatemi avvertire quando avrete deciso di parlare.
Avete sentito il comandante? Non potevamo sceglierci un posto migliore, no? Sta zitto, andiamo. La raggiungerò in plancia. Lei venga con me, Field. Sì, signore. Non è confortevole come il quadrato ufficiali, ma dovremmo adattarci. Sì, comandante. Si sieda, Field. Grazie. Sigaretta? Sì, signore. Grazie. Sua moglie è italiana, non è vero? Sì, signore. E di che parte d'Italia? Di Firenze. Una bellissima città. Sì, certo. Quando ci sono stato l'ultima volta? Nel 36-37. Sì, siamo andati a Venezia. Un paio di giorni a Lido e poi a Milano e da Milano a Firenze. Ricordo che stavamo a quel grande albergo sull'Arno. Come si chiama? L'Excelsior. Sì, l'Excelsior. Già. Sembra passato tanto tempo. Mia moglie è ancora a Firenze. Sì, lo so. Ha avuto sue notizie? No. Field dovrà cercare di dimenticare la loro nazionalità. Per quanto mi riguarda, la loro nazionalità non ha importanza. Sono nemici. Giusto. E prigionieri. Sì, signore. Ma uno è gravemente ferito. Lo so, Field. Sono in grado di parlare, ma non vogliono farlo. È una decisione loro, non mia. E questo mette in pericolo la vita di tutto l'equipaggio. Quindi non intendo mandarli a terra con un'etichetta della Croce Rossa a gustarsi la scena della Valiant che salta in aria. Sì, lo capisco. Bene, e allora? Sono dei volontari, sapevano quello che rischiavano. Perché dovrebbero adesso attaccarsi alla vita? Perché sono due condannati a morte, cui viene offerta la grazia. Due che avrebbero dovuto morire e non sono morti. Quindi è possibile che in questo momento riflettano su idee di morte e di gloria. Già. Spero avrà presto notizie di sua moglie. Io muoio dalla voglia di fumare. Già. E Norris? Sì? Tu hai una donna in Inghilterra? Sì. Già, anch'io. O almeno credo di averla. Mi ha scritto un paio di volte. E due volte ci siamo visti. La prima volta quando l'ho incontrata e l'altra il giorno seguente. Mi ha scritto una bella lettera, sai. La tua scrive? Sicuro che mi scrive, è mia moglie. Cosa? Sei sposato? Sì, ho anche un figlio. Sì. Non lo avrei mai detto. Invece è così. Io pensavo che tu fossi solo timido. Chissà se quello è sposato, tutti gli italiani sono sposati. Che dici, provo a domandarglielo? Ehi, amico! Di un po', tu sei sposato? Pare che non ci voglia dare confidenza. Ora capisco perché tu non ti dai da fare con le donne. Perché sei sposato? Sì. Allora prendi gli assegni familiari. Sì, certo che li prendo. Tutto a posto voi due? Sì, capo. Per quanto ne avremo, non ci danno il cambio. Se sarà il caso ve lo dirò.
Le 3 e 27. Non sarebbe prudente allagare i depositi munizioni? Deve partire. Domattina. Se l'allaghiamo, ci vorrà troppo per riattivarla. Ammiraglio, e se la facessimo spostare stanotte, adesso, è possibile che la mina sia sul fondo, non attaccata alla nave? Sì, ed è anche possibile che il più piccolo movimento la faccia saltare in aria. No, resta dov'è, per ora. E domattina? Spero che allora il comandante Morgan abbia cavato qualcosa da quegli italiani. Sì? Ci sono novità? Ho parlato con l'arsenale. Tutti i palombari disponibili sono pronti. Appena giorno li manderanno giù. Bene. Comincio ad avere i nervi a pezzi. Noi speravamo che entrasse in marina. E invece è riuscito a fare quello che voleva. Io ero contrario. Comandante. Sì, che c'è? C'è stata un'esplosione in porto. Credo sia saltata in aria una petroliera. Capisco. C'è un altoparlante nel pozzo delle catene? Signor, sì. Lo si può escludere senza scendere nel locale? Ah, sì, facilmente. Lo faccio escludere. Credo che dovremmo tenerci pronti ad abbandonare la nave, comandante. Ordini il posto di abbandono nave e tenga pronte le squadre di emergenza. Sì, sì. Attenzione! Posto di abbandono nave! Tutte le squadre di emergenza si tengano pronte! Tutti a posto di abbandono nave! Muovetevi! Di corsa! Posto di abbandono nave! Su, muovetevi! Forza! 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 Posto di abbandono nave! Ripeto, posto di abbandono nave! Su, coraggio, Jack, sbrigati! Comandi. Lascia qualcun altro con lui. Tu vieni con me. Subito. Jim, Jim, pensaci tu. Dove sono? Chi? I prigionieri. Nel pozzo delle catene. Mi scusi, dottore, ma non può entrare nessuno.
C'è nessun ufficiale qua giù? Il signor Field, dottore. È qui dentro. Dottore, stava cercando me? Parker, puoi tornare in infermeria. Se ho bisogno ti mando a chiamare. Signor, sì. Sono venuto a prendere il prigioniero, quello ferito. Stato di shock ed è esausto, a parte la ferita. Deve andare a terra. Dolente, non posso concederlo. Senta, comandante, sono prigionieri di guerra e uno è gravissimo. Non li può tenere qui in queste condizioni, altrimenti io declino ogni responsabilità. Nessuno le ha chiesto di assumersi responsabilità, dottore. Ma è gravissimo. Lo so che è grave. Anche l'ufficiale medico insiste che sia portato a terra. Ma finché non parlerete, resterete a bordo tutti e due. Che sta facendo, dottore? Sto preparando un'iniezione di morfina. Deve soffrire moltissimo. Faccia pure. Manderò un infermiere per cambiare la benda. Bene, dottore. Per la miseria, gliela cantate, no? Chi? Il dottore? No, il comandante. Non hai sentito come gli ha risposto? Sì. Mi sa che quel poveraccio è spacciato. È tutta colpa loro, no? Perché non parlano? Cosa diavolo vogliono? Sai cosa risolviamo a star qui a sentire quello che si lamenta? Ma tu che ne sai, scusa? Il comandante sa quello che fa, è lui il comandante, no? Guardalo. Non è giusto lasciarlo crepare, anche se è un nemico. Io so solo che tengo la mia pelle e ne ho le scatole piene. E prima quest'idiota parla, prima usciamo di qui. Devo andare a bordo della Valiant. Mi spiace, non è permesso avvicinarsi. La Valiant è la mia nave. Mi dispiace, non ci sono mezzi che ci vanno. Cosa c'è? È l'infermiere, dice che deve medicare il prigioniero. Faccia passare. Sì, signore. Entra. Ehi. Ehi, Parker, che c'è? Che succede? Non lo so. Mi hanno mandato qua giù solo a cambiargli la fasciatura. Sì, ma cosa fanno in coperta? Cosa succede? Cosa? Non lo sapete. Non vi hanno informati. Hanno ordinato il posto di abbandono nave. Ma che, scherzi? Dai. Ma c'è poco da scherzare. C'è una confusione lassù. Dice che possiamo saltare in qualsiasi momento. A noi non ci pensa nessuno. Ma che dobbiamo fare? Nessuno ci ha detto niente. Ah, ma di che ti preoccupi? Non ti crederai che taglino la corda e che ci lasciano qui, no? Lo spero per loro. Ti cambiano la fasciatura. Ehi, zitto, non potete parlare tra voi. Vattene al tuo posto. Vattene di lì, allontanati, hai capito? Su, da bravo, vieni via. Mettiti lì, coraggio. Su. Ecco, siediti e resta qui. Sono gli ordini del comandante. Non devono parlare tra loro, è vero? Sì, è vero. Senti, abbiamo già tanti guai per conto nostro. Non ti mettere a piantare grane. Cerca di star zitto e buono. È ferito. Devi andare in ospedale. Ho capito. Lo so che sta male. Voglio vedere il tuo comandante. Chiama il signor Field, presto. Un momento.
Cosa vuole? Voglio parlare con il comandante. Venga con me. Accidenti, era ora. Credi che parlerà? Certo che parlerà. Perché ha chiesto di vedere il comandante? Se che era pure a lui di saltare in aria. Parlerà, sì. Ah, purché usciamo di qui, questo posto non lo sopporto. Dovremmo esserci ormai. Nient'altro? Il mio compagno è molto malato. Deve andare in ospedale. Credevo che si fosse deciso a rispondere alle nostre domande. Felt, evidentemente non mi sono spiegato. Su, parli. Sai cosa faccio appena metto piede a terra? Cosa? Prima mi prendo una bella sbronza. E poi vado a trovare Giuseppina. Niente da fare. Non ha parlato. Le due sentinelle sono fidate? Certo, comandante. Sono rimasti un po' male perché pensavano che avrebbe parlato. Beh, c'era da aspettarselo, no? A dir la verità, anch'io sono rimasto un po' male, ma quando ho creduto che si fosse deciso a parlare. Vuol dire che non sarebbe sportivo che lui tradisse la sua causa? Sì, diciamo così. In fondo confesso che lo ammiro. È un uomo di carattere. Sì, su questo non c'è alcun dubbio. E l'unico modo di cavargli qualcosa di bocca è di averne più di lui. E devo riuscirci. Temo che non sarà tanto facile. Beh, sarà da vedersi. Io vado in plancia, Filt. Signor sì. Dico, almeno potrebbero passarci un panino. Ho una fame da lupi. Ma che stiamo aspettando poi? Che questa maledetta barca salti in aria. Thompson, dacci un taglio. Plotoneateti! Riposo! Andiamo bene. Chissà la gente che c'è al porto a godersi lo spettacolo. Il comandante Morgan. Morgan, che c'è di nuovo? Si decidono a parlare, sì o no? Non posso perdere una nave da battaglia e un equipaggio addestrato. Non posso perdere né l'uno né l'altro. E meno che mai tutti e due. Faccia abbandonare la nave. L'equipaggio è già a posto di abbandono nave. Devo aspettare ancora un po' prima di rendere esecutivo l'ordine? C'è ancora una possibilità. Va bene, Morgan. Mi auguro che salvi la Valiant. La flotta uscirà come previsto. Quando daranno l'ordine di abbandonare la nave? Per quello che ne so, potrebbero essere già tutti a terra. Credi che ci abbiano lasciati qua sotto? Cosa? Credi che si preoccuperanno per noi? Un paio di reclute, due italiani e uno straccio di infermiere, sai quanto gli importa? Grazie. Di che? E poi di che ti stai a preoccupare, Norris? Ti daranno una bella medaglia. Alla memoria. Plotone! Attenti! Sei Dexter, vero? Signor sì. Contento di essere imbarcato qui? Certo, comandante. Leccapiedi. Thank you.
Voglio parlare con il comandante. Bene, venga su. Ci siamo. Comandante. Non si preoccupi ancora per me. Sta tranquillo, so quello che devo fare. Comandante. Comandante, c'è qui uno dei prigionieri, chiede di lei. Portalo qui. Coraggio, entri qui. Allora? Cosa ha da dire? Comandante, la sua nave sta per saltare in aria. È minata. Le dico questo perché ci sono molti uomini a bordo. Vogliamo distruggere le vostre navi, non gli equipaggi. Perché ora è regolata la spoletta? Non ho altro da dire. Voglio sapere a che ora esploderà. Vuole rispondere! Faccia ancora un tentativo con l'altro. Signor, sì. Capocannoniere. Comandi. Resti con lui. Signor, sì. Sappiamo che la nave è minata. A che ora esploderà? A che ora? Non posso rispondere, lei lo sa. Ma se vuole parlare d'altro, volentieri. Come vuole. È mai stato in Italia? Mia moglie è italiana. Purtroppo è da un po' che non scrive. Davvero? Mi dispiace. Sono cose che accadono in guerra. Le auguro di avere presto notizie. Conosce Firenze? Sì, molto bene. Ci abita per caso? No. Io sto molto più a nord. Mia moglie ha avuto una bambina ieri. Spero di poterla conoscere. Già, glielo auguro anch'io. La nave è certamente minata, è tutto quello che so. Può saltare da un momento all'altro. Faccia sbarcare tutto l'equipaggio e mandi i prigionieri in coperta. Nient'altro, secondo. Sì, sì. Avete capito? Abbandonare la nave! Squadre d'emergenza a posto! Ripeto, abbandonare la nave! Squadre armare le lance! D'emergenza a posto! Bene, capo, lo dirò al comandante. Padrone, dirigi verso terra. Signor, sì. Mi dispiace lasciare la vecchia Valiant così. Già, ti fa un certo senso, no? Pensare che domani potrebbe non esserci più. Il direttore di macchina riferisce che i locali macchine sono sgomberati. È triste, però, abbandonare la nave. Andiamo!
Vorrei parlarle. Senta, dottore, non voglio che i prigionieri vadano a terra per ora. Che ha detto? Non lo so, amico. Spero soltanto che non vogliano mollarci qui con loro. Lei resta, signore? Sì. L'equipaggio è in salvo. La sola cosa che conta adesso è salvare la nave. Se almeno sapessimo dov'è quella maledetta mina, forse potremmo salvarla. I rimorchiatori sono pronti, i palombari anche. Basterebbe solo decidere... Non so neppure se non è peggio far spostare la nave. Capocannoniere! Comandi. Voglio che i prigionieri rimangano in coperta. Li porti là. E poi andatevene di corsa a terra. Signor sì. Ragazzi, andiamo. Comandante, lei mi ha affidato i prigionieri. Resti pure. Le faccio presente che io non ero d'accordo di trattenere i prigionieri a bordo. Sì, dottore. Col suo permesso vorrei rimanere a bordo anch'io. Bene, dottore. Lei sa il rischio che corre. Capo cannoniere. Molto bene. Grazie, signore. Bene, venga con me. Non vedo per quale motivo lei dovrebbe rimanere. Sì, Filt? Vuol farle una richiesta, comandante. Cioè? Non è per lui. Chiede solamente se il ferito può essere sbarcato. Dov'è la mina e a che ora esploderà? Bene, secondo. Sbarchi anche le squadre d'emergenza. E si tenga in contatto con me per telefono. In bocca al lupo. Grazie, Grant. Non vedo l'ora che salti per aria. No, non capisci niente. Non puoi capire. Sono da 5 anni sulla Valiant. È tanto tempo. E non immaginavo di lasciarla così. Di punto in bianco, senza combattere. Non è giusto. Non si abbandona così una nave. Andiamo. Ormai ha deciso. È un rischio, ma lui vuole farlo. Felt, voglio parlare col prigioniero ferito. Credo sia inutile, non parlerà. Ne è convinto? Ne sono sicuro, direi. Comunque può riprovarci personalmente. Allora, si è deciso a parlare? Non ho niente da dire. Lei deve vivere e io voglio salvarla. Ma deve dirmi dove avete piazzato la carica. Io non posso rispondere, comandante. Se mi darà questa informazione, la farò subito sbarcare e lei riceverà le cure necessarie. E non dirò niente a nessuno del nostro colloquio. È chiaro? Sì, comandante.
È chiarissimo. Al suo posto, penso che forse farei lo stesso. Ma se lei fosse al mio posto, si comporterebbe esattamente come me. Comandante. Sbarchi il mio compagno. Dov'è l'altro? È in coperta con Field. Non si preoccupi, non tenterà di fuggire. Senta, cosa può fare per questo? Dovrebbe andare a terra. Ma se potessi portarlo in infermeria, potrei tentare di estrargli la pallottola, sempre che lei creda che ne valga la pena. Va bene. Avrò bisogno di aiuto. Potrei avere Field? Sì, glielo dirò. Veda di fare il possibile. Field, dia una mano al dottore. Sì, signore. E lei che fa qui, padre? Ho saputo che c'è un ferito a bordo, comandante. La nave è minata. Lo so. Mi dispiace, padre, non può salire a bordo. Mi pare che il signor Field ci sia, però. Sì? Vuol dargli questa, è di sua moglie. È arrivata oggi, è in campo di concentramento. Va bene, padre. Gliela darò. Non potrò esserle di molto aiuto, dottore. Faccia quello che le dico e andrà benissimo. Ti senti un po' meglio adesso? No. Un po' meglio, sì. Vuoi fumare? Andiamo, padrone! Che cos'è? Se non sbaglio, la stavo aspettando. Vado a prendere il prigioniero. Bianchi, siamo rimasti soli. Come? Non c'è più nessuno. La nave è deserta. Ho visto un'imbarcazione partire. Comandante. Se ne sono andati. Phil. Come ti senti? Ti puoi muovere? Non posso nemmeno nuotare con questa spalla. Lo so. Una barca. Ci vorrebbe una barca. Cerchi di salvarsi lei. Io non posso lasciarti, Bianchi. Lei deve andare, comandante. Devono sapere che la missione è riuscita. Io non posso lasciarti, Bianchi. Esploderà.
Ne sono certissimo. E manca ancora molto. Un minuto o due. La nave sta per saltare in aria. Presto! In coperta, svelti! Che succede? Presto! Venite con noi. Imbarcatevi, presto! Mollate la cima! Andiamo, padrone! Morgan. Appena il nemico lo saprà, la flotta italiana sarà attivissima. Comunque, guardiamo i fatti. La Valiant resterà fuori servizio per molto tempo. È inclinata su di un fianco, con uno squarcio di 15 metri. Ci vorranno mesi prima che possa riprendere servizio. Già. Appena avranno la notizia, i convogli italiani potranno muoversi liberamente. Cercheranno quindi di avere conferma che la Elizabeth e la Valiant sono fuori uso. E non metteranno troppo tempo ad averla. Abbiamo abbattuto il loro primo ricognitore stamattina. Mi scusi. E ne verranno degli altri. Voleva dire qualcosa, comandante? La parte di scafo più danneggiata è sotto la torre 1 e lungo la prua, sotto il galleggiamento. Dall'alto potrebbe anche apparire che la nave è ancora efficiente. Continui. Ecco, io credo che dovremmo fare in modo da incoraggiare questa impressione. Thank you.
stratagemma britannico funzionò solo per pochi giorni. La notizia delle gravi perdite subite dalla flotta inglese raggiunse presto l'Italia tramite i nostri agenti del controspionaggio. Dopo, a Taranto, il comandante Morgan, divenuto ammiraglio, volle ufficialmente dimostrare l'ammirazione della Marina britannica per il valore degli operatori italiani. Fu egli stesso, infatti, che consegnò al tenente di vascello Luigi de la Pen la medaglia d'oro al valor militare con cui l'Italia aveva premiato gli equipaggi che avevano compiuto l'audace impresa di Alessandria.